E non poteva mancare ovviamente nel nostro viaggio, soprattutto oggi dedicato alla questione grandi opere, climate change, il discorso sull'acqua. Noi con Renato volevamo un po' fare il punto, sappiamo che ci sono state parecchie iniziative, diciamo, legate al tema. Di alcune abbiamo parlato, perché poi in realtà abbiamo già parlato della questione delle dighe e di altre cose che ovviamente sono inerenti. Un tuo riassunto delle attività legate, diciamo, alla dimensione dell'acqua come bene comune? Allora, premesso che in questo, nel Foro Sociale Mondiale, noi attraversiamo quel movimento dell'acqua, perché le cose definite ce le abbiamo definite a Marsiglia, abbiamo cercato di collegare il tema dell'acqua con altri temi, cioè quelli appunto delle dighe, del fracking, del clima e così via. Naturalmente abbiamo fatto anche il punto sulla situazione generale e diciamo che abbiamo sempre più coscienza che le lotte territoriali sono il sale della terra, che vanno coordinate, ma che bisogna avere anche delle campagne globali, cioè che intervengano su dei temi specifici e concreti intorno all'acqua, altrimenti mentre noi salviamo il nostro pezzo di territorio ci scappa la terra. Un esempio concreto: l'ONU ha finanziato con soldi pubblici, quindi, uno studio sulle acque sotterranee e quindi, cioè, sulle acque pulite che ci abbiamo, e sta per dare alla luce questi dati, e comincia a dire che per poter governare quest'acqua c'è bisogno di capitale privato, il che significa che in soldoni, che con i soldi pubblici abbiamo fatto uno studio sulle acque pulite e le diamo poi in gestione alle multinazionali, per cui siamo fritti a livello mondiale. Quindi, per esempio, se non inizia la campagna in questo senso, la dichiarazione del diritto umano all'acqua comincia a diventare una dichiarazione molto sempre più vuota, e quindi ovviamente bisogna iniziare a farlo, e questa coscienza c'è. Ci sono altri temi su cui stiamo intervenendo, sull'utilizzo dell'acqua, non solo sulla gestione, e quindi sul fracking o su tante altre cose, quindi sul maluso dell'acqua. È una partita aperta, cioè a livello concreto in ogni territorio quello che abbiamo conosciuto qui verrà sperimentato, verrà portato avanti. Per quello che riguarda la realtà italiana, cioè, abbiamo dovuto spiegare come mai che un referendum stravinto non viene applicato, ma questo è il senso anche generale delle cose, perché noi dovremmo cominciarci a porre anche lo sbocco di tipo politico, non partitico, ma politico dei nostri movimenti, altrimenti noi possiamo anche decidere delle cose e poi nessuno le applica, e che cosa facciamo? Quindi dovremmo darci da fare. Ecco, intanto sta per iniziare l'assemblea dei movimenti sociali. Una tua impressione al volo, al di là dell'acqua, diciamo, su questo forum? Allora, ha tutti i difetti dei forum, nel senso che è poco concludente. Però c'è da dire una cosa, che io parto svantaggiato nel non conoscere assolutamente l'arabo, e quindi c'è la percezione, non si riesce a capire bene se c'è stata la partecipazione solo tunisina o veramente di tutti i settori sociali arabi. Qualora fosse questa invece la situazione, cioè che hanno partecipato quasi tutti i movimenti sociali arabi, sarebbe comunque un grandissimo risultato. Sicuramente è un risultato per la Tunisia, nel senso che mi pare che per quanto riguarda le organizzazioni qua... Assolutamente sì, ma anche per quello che riguarda i giovani di qua, che ho visto tantissimi, cioè, ho visto tantissimi gioiosi con la grande voglia di vivere e quindi di lottare e di cambiare la loro realtà. Questo sicuramente sì. Se gli abbiamo dato una mano, come abbiamo dato una mano ai senegalesi con gli Annamar e tutto il resto, che viva! Ok, grazie.